Buonasera a tutti e benvenuti. Devo dire che la Royal Navy dal punto di vista boccaccesco, dal punto di vista di episodi da Decamerone in un certo senso ci supera. Ci supera ecco perché se noi abbiamo magari tutta una filmografia degli anni 70... O degli anni Ottanta della soldatessa alle, alle manovre militari, o della poliziotta o piuttosto dell'infermiera nel reparto eh, che ne so, della marina o dell'aviazione, o l'infermiera va in guerra con tutto, con tutto il battaglione, ecco, se abbiamo queste, queste situazioni simpatiche con, con un po' di, di, di spogliarelli vari, devo dire che la Royal Navy fa paura, tra virgolette, per quanto combina oggi, e lo si è saputo da poco, con riferimento a scandali legati in questo caso a un sommergibile, sesso, cocaina e, e tutto il resto. Eh, fa paura, fa paura perché in realtà stiamo parlando di un sommergibile HMS Vigilant, uno dei quattro sottomarini britannici a propulsione nucleare. Sottomarino armato con missili balistici intercontinentali, termonucleari e, e quindi in grado di fare danni, ecco, in grado di assicurare una difesa della Gran Bretagna in caso di guerra nucleare, ma capite bene eh, mezzo eh, navale dal quale possono partire, partire veramente eh, situazioni apocalittiche. Peraltro già un po' erano partite nel 2016 e tra virgolette eh, si è un po' coperta questa vicenda perché già nel 2016 uno di questi sommergibili a un certo punto a largo della Florida invece di lanciare un missile verso l'oceano lo lanciava verso la costa americana. Non, senza ovviamente eh, fatti tragici, tutto è stato un po' coperto, i responsabili sono stati magari condannati e trasferiti. Ma qui, ma qui ci cascono tutti perché qui abbiamo, abbiamo il, il comandante, capitano di vascello, che fa sesso con la sua subordinata, il guardia marina Y, poi abbiamo il primo ufficiale, tenente di vascello, che fa sesso con e quindi ha una relazione extraconiugale anche lui con un altro ufficiale imbarcato sul vigilant, quindi un altro sottotenente di vascello. Poi abbiamo un marinai, uno che viene trovato perché tutto questo accadeva mentre questo sommergibile era sulle coste americane per il rifornimento o la manutenzione pericolosissima, delicatissima di questi missili termonucleari. E quindi abbiamo i festini, abbiamo dei marinai che un marinaio penso trovato in una piscina, non si capisce bene di quale centro a, a, a far sesso con una prostituta, un altro che ha preso l'aeroplano per andarsene in Inghilterra a trovare la fidanzata, tutto questo sommergibile super nucleare, eh, insomma. Mh. Ridiamo, ecco, sorridiamo, divertiamoci, pensiamo magari al film Operazione Sottoveste con il sommergibile Rosa, film degli anni 60 con Cary Grant e Tony Curtis, lì si scherzava, qui la differenza è che il comandante, il vicecomandante sono gli unici che ad esempio hanno accesso, alla cassaforte all'interno del sommergibile con le istruzioni del primo ministro per gli obiettivi da colpire in caso che di attacco al Regno Unito, quindi fasi insomma, piuttosto, piuttosto, piuttosto delicate. Da qui grande scandalo. La Notizia, ribadisco, è uscita: ecco, si parla di party Boat, la nave dei festini, eh, si parla di relazioni inappropriate. Serietà nell'inchiesta per cercare di capire un po' cosa possa essere capitato, festini a base di cocaina e qui, eh, una, da qui, una, una indagine ad ampio raggio su tutti i sommergibili nucleari della Royal Navy per vedere, per fare il test del capello, delle urine a marinai ufficiali, sottufficiali, per valutare se qualcuno possa fare uso di droghe. E poi, e poi insomma tutta una serie di numeri, ribadisco da commedia anni Ottanta, quindi le amanti con le uniforme degli amati in giro per il sommergibile, ubriache a dare ordini e comandi ai marinai e, e quindi tutta una serie di cose incredibili, incredibili. Credo siano stati un po' tutti trasferiti, adesso un po' di qua e un po' di là. Sta di fatto che insomma è solo nel 2011 che la Royal Navy eh, ha consentito e consentiva l'accesso al personale femminile a bordo di navi da guerra. E in questo caso nel 2011 erano state anche sistemate le cabine, le docce, una situazione per garantire la privacy femminile rispetto alla privacy maschile. Su questo equipaggio di 185 persone, 7 sono donne, 2 abbiamo visto come si sono, si sono mosse, pensiamo alle altre, eh, insomma già si cercava di fare, trovare la situazione, l'uomo, donna, parità sulle navi eccetera. E qui è andato tutto, è andato tutto. A carte 48 e nessuno per fortuna nella concitazione di, di, qualche, di qualche amplesso ha toccato, schiacciato qualche tasto in più perché se no a lei partivano anche i missili trident e poi via si innescava la terza guerra mondiale per motivi un po' diversi insomma da quelli del, degli Stati Uniti e della, e, della Corea, e della Corea del Nord. Grazie.